Quindi, benvenuti al giorno numero 4 dei libri dell'Avvento. Allora, stamattina mi sono appena alzata a fare un po' di cose perché prima, di andare al lavoro devo andare in una ditta dove mi hanno ordinato delle cose in negozio, gliele devo portare e poi oggi ho l'appuntamento con addirittura due estetiste, perché ogni tanto c'è bisogno di darsi una sistematina. Comunque, a parte quello, vi faccio vedere. Prima di tutto prendiamo il giorno numero 4, quindi il cioccolatino nel giorno numero 4. Poi vi faccio vedere la mia buonissima colazione. Eccoci qua. Allora, numero 4. Tutte le volte non ci azzecco perché sto a guardare cosa sto riprendendo. Comunque, ecco il cioccolatino numero 4. Poi vi faccio vedere che in fondo, no, ecco, nelle ultime due file, mio marito ci ha già aggiunto alcuni torroncini. Mi ha detto sbrigati a comprare gli altri perché mancano in tutte le file centrali. Lo farò. Qua la mia colazione. Sono una booktuber meno salutare della storia perché io mi mangio, perlomeno per oggi, per questo periodo, i Coco Pops nel latte. E non importa niente perché sono così buoni che mi vanno la mattina. Mentre d'estate sono un pochino, ci sto un pochino più attenta, d'inverno il latte caldo con Coco Pops è irrinunciabile. Allora, sono adesso dentro la mia libreria ed è il momento del tè. Se non arrivano clienti, adesso insomma mi metto a fare la mia colazione di metà mattina come sempre. Vi faccio vedere un paio di cose. Allora, stamani la mia mamma è andata in piazza qui in paese ed ha comprato questa che è la stella di Natale, il cui ricavato va all'AIL. Credo che questo sia una cosa che viene fatta in tutte le piazze d'Italia a dicembre, nelle vari giorni di dicembre. Quindi mi raccomando, informatevi perché comunque è una buona azione, una stella di Natale abbellisce la casa e ovviamente tutto va all'Associazione Italiana contro le Leucemie, quindi mi raccomando. Poi faccio colazione in questo tavolino addobbato molto a Natale, quindi abbiamo un'altra stella di Natale ma è finta, io la metto sempre al centro dei tavoli nel periodo natalizio. Poi abbiamo un nuovo tè, questo è praticamente, vedete che c'è scritto uno, praticamente fa parte di un calendario dell'Avvento. Dove praticamente sotto ogni taschina si trova una bustina di tè. Sarebbe il mio calendario dell'avvento perfetto, che purtroppo non ho, ce l'ha la mia suocera perché gliel'hanno dato dei signori tedeschi con i quali insomma lavora praticamente, e quindi niente, me ne ha date qualche bustina e questo è il numero uno. E poi mentre mangio, mentre faccio colazione, guardate cosa mi guardo, cioè per addobbare la casa in stile natalizio. Ragazzi, questo è un sogno. Buonasera, allora, ragazzi, sono stata tutto il pomeriggio in fila dal dottore, pensavo di morire, vi giuro ci sono stata 2 ore, 2, dalle 4:15 alle 6:15 per fare cosa? Per fare il vaccino, e vai! Comunque, oggi ho comprato un paio di cosine stupende, una l'ho presa stamattina, che l'ho vista in vetrina nel negozio, mi piaceva moltissimo, ve la faccio vedere, e una l'ho presa ora, appena tornata, insomma, da fare il vaccino, ho trovato mio marito a casa e siamo andati a prendere quest'altra cosa che avevo visto in vetrina. Allora, ve le faccio vedere, aspetta. Allora, uno è questo cappotto, vediamo se riesco a farvelo vedere con un po' di luce, praticamente ha un fiocco che però sembra, qui sembra gigante, ma in realtà quando è addosso non lo è. È lungo, 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 vabbè, ora l'ho attaccato alla porta per farvelo vedere. Comunque è lungo fino al, insomma, sotto il sedere per capirsi, e mi sta molto attillato perché è una taglia piccolina, quindi è stupendo, è bellissimo. E poi la seconda cosa che ho comprato, ecco qua, Tex, no, sono degli stivali che oltretutto, a parte qui sono prezzati 98, ma in realtà, parte, sì, credo che sia proprio la sua scatola. Comunque, qui sono prezzati addirittura 98, vabbè. Comunque, in realtà l'ho pagato 20 euro perché erano gli ultimi numeri. Ora ve li faccio vedere. Eccoli qua. Allora, sono così, stanno attillati e attillati. Cioè hanno un po' di tacchettino, però molto molto comodo. Sono così di vellutino, vedete?
Insomma, io li amo, mi piacciono tantissimo e quindi non vedo l'ora di portarli anche perché mi mancavano completamente dei stivali lunghi così, quindi sono molto contenta. Allora, il libro di cui vi parlo oggi non ce l'ho qui con me perché me lo sono dimenticato a casa della mia mamma perché è il suo. Comunque, vi voglio consigliare Quella vita che ci manca di Valentina D'Urbano. È un libro che, come sapete, ho letto qualche tempo fa. Qualche mese fa probabilmente, e ne ho scritto una recensione sul blog e ne ho anche parlato in un video perché mi era piaciuto moltissimo. Prima di tutto vi dico che questa autrice ha scritto quattro libri che sono, vi lascio anche le foto via via che li nomino, e sono Quella vita che ci manca, Il rumore dei tuoi passi, il terzo è Acqua nera. E poi Alfredo, che è l'ultimo pubblicato, quindi è una novità ora, recentissima. Praticamente questi quattro libri sono, a parte Acqua nera che un pochino si distanzia, si differenzia dagli altri, sono tutti ambientati a Roma e questa autrice ha la particolarità di parlare di ragazzi che provengono da una zona molto particolare di Roma, la zona periferica, la zona più degradata, quella che viene lasciata un po' così a deperire. La zona delle case occupate, dove i ragazzi vivono in un clima di comunque semi delinquenza. Anzi, sono ragazzi che hanno serie difficoltà di integrarsi anche nel mondo del lavoro, proprio perché una volta che si sa che questi ragazzi provengono da quella zona di Roma, si dà per scontato che siano persone inaffidabili, dei delinquenti, degli ignoranti, e quindi diciamo un cane che si morde la coda perché questi ragazzi non riescono a trovare lavoro per questo e di conseguenza diventano effettivamente dei delinquenti perché devono trovare un modo per riuscire a guadagnare qualcosa e ad aiutare la famiglia in qualche maniera. Quello di cui parla questa autrice, inoltre, chiaramente, sono anche delle bellissime storie d'amore, tanti tipi di amore, l'amore sofferto, l'amore quello reale, quello più puro, quello più sentito, l'amore violento, l'amore che ci sono, che c'è tra fratelli, l'amore tra una madre e un figlio, insomma, tanti tipi di amore affrontati in una maniera perfetta. Oltretutto, l'autrice, sa descrivere i personaggi usando poche parole, non c'è bisogno. Secondo lei, o comunque secondo il suo stile, di usare tante parole, tante pagine per descrivere un personaggio, bastano poche parole e noi già lo riusciamo a toccare, capiamo com'è, che cosa pensa, che cosa ha dentro, qual è il suo carattere, il suo atteggiamento, cioè lo riusciamo bene a identificare ed è una cosa che mi ha colpito moltissimo della sua scrittura. Per convincervi a regalare questo libro, io vi dico soltanto che io lo abbiamo letto, e la mia mamma, Quella vita che ci manca. L'abbiamo chiaramente riordinato in negozio per consigliarlo alle persone proprio perché ci era piaciuto tanto. L'abbiamo consigliato e io vi giuro che non c'è stata neppure una persona, cioè tutte le persone che hanno letto Quella vita che ci manca sono tornate e hanno acquistato tutti gli altri libri di Valentina D'Urbano. Quindi, insomma, per farvi capire effettivamente quanto sia piaciuta, quanto il suo modo di scrivere sia bello, intenso, non semplice ma non semplicistico, ecco, quindi è veramente adatto a tutti, tanto che io lo consiglio veramente come lettura, come regalo per tutti, per praticamente dai 15 anni in su, uomini e donne indistintamente, perché sono racconti forti e appunto raccontati magistralmente. Quella vita che ci manca è edito da Longanesi e costa 14,90 ma appunto sono presenti anche in commercio, come vi ho detto, Acqua Nera, Il rumore dei tuoi passi e Alfredo. Alfredo in particolare è la storia del rumore dei tuoi passi vista dal punto di vista del personaggio maschile, quindi magari Il rumore dei tuoi passi andrebbe letto prima. Comunque io intanto vi ho parlato di Quella vita che ci manca, ma veramente con Valentina D'Urbano andate sul sicuro. Eccoci qua, siamo nel teatro. Ciao babbo, vuoi andare su YouTube? Oh yeah! Siamo pronti, eh! E questo è il palco dove faremo lo spettacolo, però ancora non è arrivato nessuno, siamo praticamente io e una bambina che fa uno dei topini. Comunque poi i pannelli. In realtà ci saranno davanti delle immagini che fanno le scenografie. Questo è il nostro palco.
Ed ecco a voi Cenerentola che entra nel suo camerino, il camerino della star. Penoso! Bellissimo, però si può lavare. Però si può lavare. Non ha lo specchio la star. Sì, ce l'ha lo specchio. Sì, che ce l'ho, cara. Che poi Ira, con quello delle rosse... Con sopra ovviamente scritto il suo nome.